Ciao a tutti poracci e bentornati sul mio canale. Oggi, nonostante il caldo infernale, mi sto squagliando, andremo a fare un altro video acquisti dove vi mostrerò più o meno quelle che sono state le mie ultime aggiunte all'interno della mia collezione di videogiochi. Ho comprato parecchie cose, questa qua sarà solo una piccola selezione, probabilmente nelle prossime settimane prima di salutarci. E vi segnalo che GameStop sta facendo tantissime offerte, probabilmente perché vuole svuotare gli scaffali dei negozi, sui giochi delle generazioni passate. Quindi si trovano tantissimi titoli per PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 a pochissimo, 1, 2, 3 euro. E quindi se non avete niente da fare, il mio consiglio è di andare a setacciare GameStop in cerca di qualche bella offerta. Mi raccomando, prima di iniziare, se il video vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Come dicevo, è il caso di prendere d'assalto GameStop e di ritrovarsi di fronte a titoli che mai avremmo pensato di comprare, di cui probabilmente non conosciamo neanche l'esistenza, come per questo Prisoner of War. Si tratta di un action stealth, pagato un euro penso, lingua italiana e portoghese, senza motivo, completo di tutto stranamente per gli standard del GameStop. In realtà è uno stealth molto interessante, dove un pilota, mi sembra americano, viene catturato durante la Seconda Guerra Mondiale all'interno di un campo di prigionia tedesco e niente, bisogna evadere, ma è uno stealth molto peculiare perché non ci sono possibilità di attacco e né di offensiva, quindi sostanzialmente è un gioco non violento, sebbene sia ambientato durante il periodo di guerra. Non sono contento di averlo trovato a così basso prezzo e magari gli darò un'occhiata. Poi andiamo avanti di una generazione videoludica e per PlayStation 3 un titolo che non conoscevo, ma dopo una rapida ricerca ho scoperto essere un'esclusiva PlayStation 3 e l'ho acquistato sempre per una manciata di euro, e si tratta di The Witch and the Hundred Knight, ed è una sorta di action GDR con visuale dall'alto, isometrica, quindi una sorta di Diablo. Carino, colorato, ma in realtà ho letto le recensioni, lo tacciarono di estrema ripetitività e un gameplay poco profondo. Ne esiste una versione rivista e corretta uscita su PlayStation 4 ed anche un seguito, sempre su PlayStation 4, uscito nel 2018, che fu però ampiamente criticato per non aggiungere sostanzialmente nulla di nuovo a un gioco già abbastanza scarno. Questa è la versione italiana, è un'esclusiva e anche abbastanza, cioè un gioco che non ho mai sentito, quindi mi faceva piacere aggiungerlo in collezione. Ben più famoso, ma per i motivi sbagliati, invece, sempre per PlayStation 3, è Genji, Days of the Blade. Si tratta di uno dei titoli di lancio per PlayStation 3 e divenne famosissimo per un motivo specifico. Ora ve lo dirò, intanto vi faccio notare che GameStop, mannaggia loro, hanno deciso di attaccare gli adesivi pure sul disco e non c'era il libretto di istruzioni. Solitamente non l'avrei mai comprato senza libretto di istruzioni, ma per 2 euro ho pensato, chissà, magari un giorno riuscirò a trovare gli inserti e completerò il titolo. In ogni caso, come vi stavo accennando, il gioco divenne famoso perché durante l'E3 del 2006, con la presentazione della lineup di lancio di PlayStation 3, il gioco venne venduto come un action storico dove si inscenavano delle battaglie realmente esistite del periodo dei samurai giapponesi, e 5 secondi dopo partì un trailer dove il protagonista combatteva un giant enemy crab, ovvero un granchio gigantesco demoniaco, e tutti si misero a ridere perché era abbastanza poco storica come situazione. Proseguendo per titoli esclusivi e di serie che sono andate un po' a perdersi con il tempo, il primo episodio di Project Gotham Racing per la prima Xbox. Questa di Project Gotham Racing era una serie dove non contava semplicemente arrivare i primi all'interno delle gare, ma bisognava anche fare parecchie acrobazie e stunt che ci avrebbero dato dei punti kudos per quanto eravamo figli. Il gioco è completo, di istruzioni completamente in italiano, tra l'altro è uno di quei titoli che sostanzialmente ribadiva ancora una volta la continuità tematica tra Xbox e Dreamcast, perché in realtà Project Gotham Racing, che non è ambientato a Gotham City ma in quattro città americane,
era una sorta di seguito spirituale, anzi proprio secondo capitolo di un gioco già apparso su Dreamcast, che a sua volta doveva essere un titolo di lancio per Dreamcast, ma poi uscì in realtà molto in ritardo, ed era Metropolis Racer Project... ed era... non mi ricordo il titolo. Metropolis Street Racer, ecco, mi sono ricordato. Quindi è un titolo esclusivo, versione italianissima, completa di tutto, e per me si aggiunge alla mia buona collezione Xbox. Un altro acquisto in realtà fatto un bel po' di tempo fa, ma che mi ero dimenticato di mostrarvi, per la PSP, console che sapete adoro, Grand Theft Auto Liberty City Stories. Questo anche penso si tratti di un titolo di lancio della console e divenne vendutissimo da subito, non solo perché c'erano pochi titoli per la portatile di Sony e non solo perché si trattava di un GTA e GTA vendono da sempre come il pane, ma perché grazie a un bug, a un exploit, era possibile sostanzialmente craccare la PSP e installarci software non autorizzato, ed era possibile solo tramite i salvataggi ottenuti con la prima versione di questo gioco, e quindi andò decisamente a ruba per vari motivi. Questa versione è completa di tutto, ci sono vari inserti, c'è la Rockstar Registration Card che non invieremo da nessuna parte, c'è una sorta di manualino di istruzione fatto a mo' di giornale con anche schema dei controlli, che ricordiamo uno dei grandi problemi della PSP è che non c'era il secondo analogico, e però allo stesso tempo era una console che puntava molto anche sulle sue capacità di proporre motori grafici in tre dimensioni. Immaginate insomma che non era proprio il massimo della comodità. E poi c'è anche il classico posterone mappa presente in tutti i GTA, da una parte poster, dall'altra mappa, molto figo, e sono felice di averlo aggiunto in collezione, anche se vi svelo un segreto, già ce l'avevo, ma era nella versione inglese, PAL inglese, e quindi l'ho ricomprato. Follia pure. Andando avanti, prima di arrivare al vero succo del video, una rapida carrellata di titoli minori che comunque ci tengo a farvi vedere, se no poi mi dimentico di averli comprati. Abbiamo per PlayStation 3 Afro Samurai, trovato da GameStop, sempre a pochissimo, completo di tutto, versione italiana, è un action beat'em up basato sul cartone che mi sembra fosse della Cartoon Network, non mi ricordo. Il cartone era molto interessante, c'è anche Samuel L. Jackson, non so in che forma. Secondo episodio di Ninja Gaiden, l'ultimo capitolo prima che la serie cadesse tristemente in disgrazia. Si parla tanto di Halo? Bene, ecco Halo Wars, RTS presente anche all'interno della Master Chief Collection. Questa è la prima edizione uscita su Xbox 360, completamente in italiano e completa di tutto, presa, indovinate un po', da GameStop, che con i suoi adesivi possano essere maledetti per tutta la vita. Killer is Dead, sforzo epico di Suda51, continua un po' tematicamente quanto visto nelle avventure di Travis Touchdown. Ragazzi, io lo giocai su PC, arrivato al primo boss non ci giocai mai più, perché era la cosa più creepy, schifosa e disgustosa, insettoide che io abbia mai visto in vita mia. L'ho visto, ho chiuso, ho detto ciao, chissà, prima o poi lo riprenderò. E poi Indivisible, ve lo straconsiglio, c'è anche su Game Pass. Ho comunque pensato di comprarlo perché mi hanno dato insieme anche un taccuino, che non... sì, lo prendo. Mi hanno dato anche il taccuino di Indivisible per una ventina di euro. Non so neanche scrivere, quindi non lo utilizzerò mai. Però insomma, più che un taccuino è uno sketchbook. Provatelo su Game Pass, provatelo su Switch. Potrebbe essere uno dei giochi perfetti da giocare quest'estate sotto l'ombrellone. E ora arriviamo alla ciccia del video. Due giochi molto interessanti. Una perché si tratta di un'edizione fighissima di Halo 3, Limited Edition, Collector's Edition, non lo so. Gli Halo, un po' come Call of Duty, li fanno sempre in 10.000 versioni differenti. Questa qua, diciamo, è la limited figa ma non fighissima. C'era una versione addirittura con il casco di Master Chief. E sono felice di averlo trovato adesso a una decina di euro su un sito. Si parla tanto di Halo Infinite, di quanto la gente rimpianga Halo 3, che Halo 3 era rivoluzionario, era bellissimo, eccetera, eccetera. Io invece mi ricordo che comprai l'Xbox 360 in edizione Halo 3 con il gioco che era versione bundle, quindi pure una mezza schifezza, perché c'era la striscia gialla non vendibile separatamente. Halo 3 non faceva percepire veramente lo stacco generazionale. Comunque il multiplayer era super divertente. Ve la faccio vedere al volo perché merita. Ah, innanzitutto la copertina semi-trasparente estraibile.
bellissima, su cui sono impressi tutti i disegni, e lascia spazio a una steelbook addirittura tripartita, piena di roba, bella di latta più che altro. La si apre, da una parte c'è semplicemente un disco con Halo Essentials, che non so cosa sia, mentre dall'altra abbiamo il game disc di Halo, tac, abbiamo il libretto di istruzioni, bello ciccione, abbiamo un posterone, che ora andremo a vedere, e un artbook piccolino, a libricino, tantissima roba. Sicuramente non è la limited migliore, mi ricordo quella di ODST e di Rich erano fighissime, e c'era più oggettistica, però ecco ragazzi, non è tanto un artbook, ma è proprio una sorta di compendium con tutte le razze, le spiegazioni, un sacco di backstory, figo. E questo invece è il posterone, tac, disegnato a mano, e dall'altra invece abbiamo i controlli, sia della modalità filmati che della modalità fucina e che della modalità gioco, impressionante. E per finire, dulcis in fundo, Goku in Smash? Bene sì, perché ho qui una copia giapponese per Nintendo DS di Jump Superstars. Di cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di uno Smash-like, di un brawler, che vede sfidarsi tra di loro tutti i personaggi della settimanale Jump, che è sostanzialmente la rivista dove vengono serializzati tutti i manga shonen famosi in Giappone. Quindi, come potete vedere dalla copertina, abbiamo personaggi appartenenti all'universo di Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter e chi più ne ha ne metta. Il gioco purtroppo è uscito soltanto in Giappone e non ho la schedina, non c'è la schedina. Wow. Incredibile, ma vero, lo sto giocando sul mio filo DS, so che non vi fidate, ma ve lo faccio vedere, mi sono preparato stavolta. In realtà lo sto giocando sul DS. È divertente, è figo, non pensavo. Sostanzialmente nello schermo di sotto si possono, diciamo, comporre delle pagine del manga che sono formate da questi quadrati che si chiamano coma, ed ogni coma può richiamare o un personaggio differente da controllare oppure degli assistenti. Ed è figa questa cosa che si possono creare le proprie pagine del fumetto. Il gioco purtroppo è completamente in giapponese, non è difficilissimo da seguire, ma se proprio avete intenzione di capirlo al 100%, esistono delle versioni su emulazione, delle versioni emulate, con delle patch amatoriali che traducono più o meno l'interità del gioco. È uno Smash-like, ma ha molta personalità, non è un semplice clone, ne esiste un seguito, che mi pare si chiami Ultimate Superstar, sempre uscito soltanto in Giappone e su DS, e poi la serie in realtà ha avuto un continuo spirituale, che vedremo molto presto anche su Switch, che è Jump Force, che questa volta però si tratta di un brawler in tre dimensioni, che però fa schifo e nessuno vuole. Lo recuperate originale in giapponese e poi ve lo giocate su emulazione, secondo me vale la pena provarlo. Però mi raccomando, prima di farlo partire su emulatore, ovviamente comprate la versione originale. Qui, oltre alle istruzioni, che sono bellissime, con tanti personaggi che io non conosco, anche perché il mondo dei manga ormai l'ho abbandonato da secoli, ma già nel 2005 non lo seguivo più. E oltre a questo ho deciso di farvi un regalo. I più rapidi potranno scaricarsi un codice da utilizzare all'interno del club Nintendo giapponese, che credo non esista più da una ventina di anni. Ragazzi, questi erano tutti i miei recenti acquisti, ma non sono gli ultimi. Il prossimo video arriverà, penso, settimana prossima, con altre chicche di un certo livello. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like. Come al solito, se raggiungeremo i 100.000 like, il primo che scriverà Poro, I love you, riceverà in omaggio tutta la mia collezione di videogiochi, pazzesco, epico. E vi ringrazio per essere arrivati fino a qui in fondo, lasciate like, già l'ho detto ma lo ridico, lasciatelo un'altra volta e iscrivetevi al canale se siete nuovi per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, senza soldi, ciao!